è verniciato, quindi lo strato di collodio è molto delicato e anche con un dito si graffia. Quindi va verniciato? Ok, va verniciato con una vernice protettiva, normalmente si utilizzava la vernice alla sandracca. In Europa. Negli Stati Uniti si dice che la sandracca non era usata nell'Ottocento, ma veniva usata la scella. Gomma lacca. Ok. Scella. Profumo però non è quella della scella, ma quella della lavanda, perché la gomma lacca o la sandracca venivano mescolate con la lavanda, che gli conferiva una morbidezza nel tempo ed evitava che crepasse con gli anni. Questo è invece il negativo. Il negativo rispetto al positivo ha la caratteristica di dover essere esposto di più, perché abbiamo visto che l'ambrotipo è un negativo sottoesposto, quindi il negativo, per ottenere un negativo col collodio, si esponeva di più, ovviamente tra uno stop e mezzo, due in più, viene usato uno sviluppo leggermente differente, un pochino meno aggressivo, con un tempo più lungo, quindi è riferito al positivo, un negativo sovraesposto, una foto sovraesposta e sovrasviluppata. Questo permette di ottenere mezzi toni e poterlo poi stampare a contatto. Usando al tempo carte come la carta salata o l'albumina, che avevano contrasti bassissimi, era necessario avere dei negativi molto molto densi, cosa che non si otteneva con il semplice produzione del negativo, ma dopo lo sviluppo veniva fatto un ulteriore trattamento di intensificazione. Okay? Quindi il negativo veniva trattato per aumentarne la densità. Con questo negativo si ottengono poi le stampe a contatto sugli albumine. Direi che al tempo si potevano utilizzare anche quelli che erano gli ingranditori solari e ne abbiamo qualche stampa, qualche litografia del tempo in cui ci sono proprio questi terrazzi con questi ingranditori, questi signori che con la montatura equatoriale seguivano il sole per cercare di ridurre i tempi di esposizione.